Si è svolto nella sala Aldo Moro di Montecitorio il convegno La libertà di scelte educative in Europa, organizzato dall'onorevole Elena Centemero, responsabile nazionale Scuola e Università di Forza Italia. La parlamentare ha espresso apprezzamenti per le riforme, lamentando però la mancata occasione per realizzare finalmente la reale parità scolastica. La novità più importante sicuramente è il potenziamento del ruolo del dirigente, anche se si sarebbe dovuto fare, secondo il nostro giudizio, di più. Questo permetterà indubbiamente alle scuole di avere una guida certa, di una guida che li porti verso il successo formativo degli studenti. E in secondo luogo l'elemento innovativo è l'organico funzionale, l'organico dell'autonomia, che però era già previsto in alcune riforme precedenti, ma qui è stata data attuazione. Questo permetterà alle scuole di realizzare un'offerta formativa più ricca. Oggi in questo convegno abbiamo visto come in tutti i paesi in cui c'è veramente un sistema pluralistico ed è attuata la libertà di scelta educativa, sono tutti basati su un finanziamento legato al costo standard, cioè al costo capitario per alunno. Lo Stato deve avere una funzione di controllo e deve lasciare invece libertà ai genitori di scegliere la scuola che è più adatta per i loro figli e che più si confà al sistema educativo che i genitori scelgono per i figli. Tra i relatori anche l'europarlamentare e l'onorevole Luigi Berlinguer, già ministro dell'istruzione, che è stato il promotore della legge 62 del 2000 sulla parità. È una legge che non è piaciuta a molti. Offre delle possibilità, questa è la novità più importante, e cioè dipende dal fatto che, per esempio, si prevede che per gli studenti si deve organizzare una possibilità di opzione per i ragazzi degli ultimi anni, di scelta persino del proprio, una parte del proprio curriculum. Ecco, se ci si mette subito in moto per fare una cosa del genere, questa è una possibilità. Per esempio, c'è l'obbligatorietà della formazione professionale di docenti in servizio. Certo, se la lasciamo così, questa norma resta lì e si continuerà come prima, ed è pessima allora la soluzione. Se invece si vuole già da subito prospettare soluzioni nuove, questo la legge non lo impedisce. Allora, non è quello che ti dà la legge che conta, è quello che tu puoi fare in questo nuovo quadro normativo. Speriamo che si abbia la voglia di fare. Oggi a che punto siamo per la tutela della libertà di scelta educazionale, intendo dire tra scuola pubblica e paritaria? La libertà è sancita dalla Costituzione, che dice che enti privati possono istituire scuole. Oggi si è fatto qualche passo avanti in questa strada. Grazie anche alla 62, opera sua. Grazie alla 62, ma ciò che conta adesso è che scuole paritarie e scuole statali collaborino attraverso le reti di scuole, perché l'obiettivo adesso non è quello di distinguere le scuole statali da quelle paritarie, ma di avere tutte la propria autonomia, anche dentro lo Stato. Molte le associazioni di settore intervenute al convegno, tra cui la Federazione Italiana Licei ed Istituti Scolastici Non Statali, rappresentata dal presidente Giovanni Piccardo. Beh, è importante perché nella scuola paritaria possono trovare un indirizzo di studi più attento, un servizio più accurato. Quindi, cosa che attualmente nella scuola statale a volte non c'è. Quindi le famiglie spesso preferiscono scegliere la scuola paritaria perché c'è un servizio più accurato, più attento, in un ambiente anche più controllato, e questo noi lo facciamo. La Fillins, come anche altre associazioni e federazioni, quest'anno per la prima volta a Milano hanno organizzato tutte insieme un seminario. Quali sono gli sviluppi? Questa è un'iniziativa veramente importantissima, perché appunto organizzare qualche cosa dove si uniscono persone che appartengono anche ad associazioni diverse, io credo che sia un punto di partenza veramente per dar vita a quel pluralismo che noi stiamo cercando di ottenere da tanti anni. Per la prima volta in effetti 12 associazioni nazionali si sono riunite con lo scopo di evidenziare il tema principale, che è quello più sentito attualmente, della libertà di scelta da parte delle famiglie. E questo aspetto è stato affrontato anche oggi qui
con l'onorevole Centemero e gli altri ospiti che hanno appunto parlato sui sistemi scolastici europei e in cui poi si evidenzia proprio che l'Italia è indietro moltissimo da questo punto di vista. E le famiglie, diciamo, in Italia sono costrette a pagare, oltre alle tasse, una retta scolastica per mandare i propri figli in una scuola non privata, diciamo scuola paritaria, pubblica, perché è un servizio pubblico e quindi bisogna chiarire bene questo aspetto. In definitiva, il convegno ha voluto sottolineare che le famiglie italiane restano discriminate sotto il profilo economico nella scelta tra scuola statale e paritaria, entrambe pubbliche, lasciando l'Italia al penultimo posto nel quadro europeo. Lo Stato non ha soldi adesso, è in gravissime difficoltà e si rischia di fare una guerra fra poveri, però qualche passettino si sta facendo, quindi l'importante è avere una visione sulla prospettiva della scuola, che è quella di fare uno sforzo entrambi per un cambiamento radicale dell'impianto educativo. In Europa questo problema non esiste, per loro sono scuole le une e le altre. Negli altri paesi lo Stato paga molto di più, in Italia forse non ce lo possiamo permettere a quei livelli.